I sindaci non hanno intenzione di cedere alla volontà di Poste Italiane intenzionata a chiudere 45 uffici postali nel Cilento e nel Vallo di Diano. Ieri 37 primi cittadini dei comuni interessati dal provvedimento si sono incontrati a Buccino per fare il punto della situazione e stabilire quale iniziative intraprendere. Tre le decisioni assunte al termine dell'assemblea e inserite in un documento che sarà inviato alla direzione amministrativa dell'azienda a Roma, ai parlamentari salernitani, ai consiglieri regionali e provinciali. Il punto fermo resta la sospensione del provvedimento di chiusura, inizialmente fissato al 26 novembre e poi posticipato fino al 10 dicembre, almeno fino alla fine dell'anno, per consentire ai cittadini di poter incassare pensioni e tredicesime e pagare l'IMU e le altre scadenze di dicembre. Chiusura ritenuta illegittima oltre che iniqua, per cui i sindaci impugneranno il provvedimento di Poste Italiane dinanzi al TAR. Intanto domani a partire dalle 11.30 i sindaci si ritroveranno per dare vita ad una manifestazione di protesta dinanzi agli uffici delle Poste Centrali di Napoli. Un rinvio del provvedimento sarà chiesto anche dal prefetto Pantalone, come annunciato nella riunione che si è tenuta a Salerno e nella quale Poste Italiane ha ventilato l'ipotesi di vagliare le chiusure caso per caso, potenziando gli altri uffici del territorio. Nel Vallo di Diano i comuni che rientrano nel piano di tagli sono Atena Lucana e Montesano sulla Marcellana. Durissime le parole del primo cittadino di Atena, Sergio Annunziata. Domani saremo tutti a Napoli per far sentire la nostra voce, ha dichiarato il sindaco del piccolo comune valdianese, e non accetteremo che il 10 dicembre possa essersi la chiusura degli uffici. Siamo tutti decisi e determinati per questa ingiustizia da parte delle Poste, che ci ha comunicato la chiusura senza concertare nulla e con una lettera fotocopiata. Per quanto riguarda l'ufficio di Atena capoluogo, Annunziata ha spiegato di aver offerto a Poste di prendersi carico delle utenze e dei locali e di aprire due giorni ad Atena Scalo e ad Atena Lucana capoluogo. Però alla nostra proposta, ha concluso Annunziata, non abbiamo ricevuto alcuna risposta.